Siamo nella piazza 20 settembre di Fano, il grande palcoscenico di questa edizione di Passaggi Festival, la piazza che è stata la grande protagonista della giornata di apertura di ieri, dove non sono bastate le 600 sedie oltre messe a disposizione dall'organizzazione per contenere il pubblico che è arrivato appunto per l'inaugurazione e poi per assistere alla consegna del premio a uno dei grandi protagonisti di questa edizione, Corrado Augias, con il suo libro Le ultime 18 ore di Gesù. E anche la giornata di oggi è una giornata contraddistinta da presenze importanti. La prima fra tutte, l'ex PM di Milano, Gerardo Colombo, che scoperchiò insieme al suo pool il pentolone di Tangentopoli. Riceverà il premio, naturalmente il premio Passaggi, per il suo libro Lettera a un figlio su Mani Pulite, appunto dove racconta, dove tramanda ai giovani l'esperienza di quel periodo. E poi l'arrivo del ministro della giustizia Andrea Orlando alle 10 parteciperà sul palco di Passaggi alla presentazione di un libro che parla appunto degli uomini, del generale dalla Chiesa. Insomma, un ricco programma anche quello di questa seconda giornata. Naturalmente a corollario tanti laboratori, tanti spazi per i grandi e per i piccini, ma soprattutto tanto spazio alla letteratura. Ieri abbiamo iniziato bene, la piazza era piena, è stata piena dalle 6 a mezzanotte più o meno. Anche oggi, nonostante ci sia il sole, quindi invito ad andare al mare, ci sono tante persone ad assistere al primo incontro, quindi siamo soddisfatti sicuramente. Allora, un libro per parlare di quello che è stato i giovani Mani Pulite. Sì, esattamente, perché i giovani, i ragazzi di oggi, quelli che stanno facendo la maturità adesso, sono nati qualche anno dopo l'inizio di Mani Pulite. E allora, siccome peraltro la scuola non arriva fin dove dovrebbe arrivare in storia, e allora non sanno niente del passato, che del passato più recente, no? Di quello che influenza particolarmente il presente. È un po' difficile orientarsi nel presente senza conoscere il passato. Ecco, Mani Pulite, però lei ha detto che non è bastata, siamo purtroppo in una fase in cui non è stato sufficiente quello che avete fatto. No, non è che non è stato sufficiente, è che proprio si tratta di uno strumento che non può servire quando la devianza e la trasgressività sono così capillarmente diffuse in tutto il paese. È impossibile, è così diffusa la corruzione che se la giustizia funzionasse bisognerebbe costruire montagne di carceri. E allora bisogna lavorare sulla cultura, sui giovani. Esattamente. Ecco, che percorso ha fatto l'Italia dalla vostra esperienza a oggi? Cosa dice lei? Si poteva fare meglio. E caspita, altro che, se noi ci fossimo messi una ventina d'anni fa, insomma, Mani Pulite è cominciata nel 92, ormai sono 24 anni, se ci fossimo messi, non dico subito, ma una ventina d'anni fa, insomma, dopo 4 anni c'era tempo per capire, no? A investire e a lavorare nel terreno della cultura, dell'educazione e così via, io credo che oggi il paese sarebbe veramente diverso.